Salve a tutti, sono Master Wallace. Oggi ragazzi, Master compie 58 anni, è il mio compleanno e quindi faccio questo video come ogni anno per salutare tutti. Intanto devo dirvi che stamattina, appena alzato, ho trovato la chat intasata di auguri da parte di centinaia di persone, non solo diciamo amici e parenti personali, ma la maggior parte tutti amici qui del web, eroi del gruppo, poi nel gruppo tantissimi post dedicati a Master, quindi io ringrazio qui pubblicamente tutti, sarà impossibile rispondere e ringraziare tutti uno per uno singolarmente, quindi lo faccio qui pubblicamente, sempre con la maglietta di Master. E quindi io vi ringrazio davvero tutti. In questo video che cosa vi dirò? Vi dirò che, vedete, ho sempre affrontato la vita, il passare degli anni, i compleanni, in modo sempre sereno, e vi spiego perché. Perché già quando si è giovani, per esempio, vedo che molti ragazzi che si avvicinano ai 30 anni cominciano già a dire, oh boh, mi avvicino ai 30 anni, cominciano un po' a preoccuparsi, hanno qualche così fisima in testa, no? Poi dai 30 ai 40 si comincia a dire, oh boh, mi sto avvicinando ai 40, insomma c'è sempre questo continuo, no? Io questo problema non l'ho mai avuto, vi spiego perché. Perché con me avevo il bodybuilding. Perché io dicevo, va bene, mi avvicino ai 30 anni, non sono più un ragazzo, però io mi alleno, io sono un bodybuilder, sono sempre in forma, il mio fisico è sempre più avanti rispetto agli altri. E stessa cosa quando mi avvicinavo ai 40, 50, adesso siamo qui e tuttora dico, ok, io adesso ho 58 anni, però io mi alleno, sono un bodybuilder, il mio fisico è sempre più avanti di quello della gente normale, dal punto di vista biologico sono in realtà sempre più indietro, quindi l'età anagrafica voi sapete che è una cosa e l'età biologica un'altra. Quindi il bodybuilding per me è sempre stato una sorta di elisir di giovinezza, anche di salute mentale, perché io ho detto, ok, gli anni passano ma io mi alleno, io sono un bodybuilder e questa cosa veramente dà una grande forza. Poi se vogliamo ho messo anche alla prova questa fiducia di fondo, questo ottimismo, in un recente check-up che ho fatto, come sapete, col video, dove effettivamente il fisico di Master era veramente senza nessun problema, per cui io forse sarà anche fortuna genetica, ma come ho già detto, il bodybuilding davvero, se fatto bene, come si deve, il vero bodybuilding vi dà tanta salute, oltre che costruire un fisico fuori dalla norma. Quindi io il primo messaggio che do con questo mio video è questo: se non vi allenate, allenatevi, e se vi allenate, continuate ad allenarvi, andate avanti ragazzi, perché questa è una grande cosa, che una grande fortuna che avete nella vita. Vedete, chi è appassionato di bodybuilding, ma proprio veramente che ce l'ha dentro, che diciamo questa cosa qui è una grande fortuna, pensateci, pensate chi non ha questa fortuna, cioè chi non è appassionato di bodybuilding cosa fa? Gente che non si allena, addirittura non fa niente, o magari fanno altri sport, sapete, il classico, non so, la partita di calcetto, qualcuno va a nuotare, ok, sempre meglio fare qualche sport che non far nulla, però tutte queste cose non vi porteranno al mantenimento globale del fisico in maniera al top, non lo possono fare, solo i bodybuilding lo può fare. E chi ha la fortuna di innamorarsi del bodybuilding, io spesso dicevo, il demone del bodybuilding, se voi sarete presi dal demone del bodybuilding, nel senso che è dentro di voi e non vi lascerà mai, questa è una grossa fortuna, perché nella vita avrete sempre una marcia in più rispetto agli altri, la vostra mente avrà sempre un qualcosa in più rispetto agli altri in fatto di ottimismo, e soprattutto avete anche un senso per la vostra vita. Perché? Perché qualsiasi cosa voi fate nella vita, che giustamente deve essere appagata anche in tutti i suoi lati, lavorativi, economici, capisco oggi i giovani i problemi che hanno col lavoro in questi tempi, quindi assolutamente pensate sempre, mettete prima davanti il vostro futuro, le vostre scelte per la vostra vita futura economica, e poi ci sono anche i lati affettivi. Ho fatto ultimamente il video, mamma ho perso la fidanzata, sappiamo quanti problemi ci sono a livello sentimentale,
problemi sociali, tante cose, però ognuno con la sua vita, in quello che ha, in quello che si costruisce. Se dietro c'è la forza motrice del bodybuilding, quello di Masti, il vero bodybuilding, voi avete sempre un qualcosa in più e questo è importante. Venendo così, diciamo, proprio al lato di questa attività di quest'anno, faccio un piccolo assunto, anche poi che ha un senso filosofico e tecnico. Quest'anno è stato anche l'anno in cui Master ha iniziato il cosiddetto dissing, cosa che poi ha preso di moda, perché praticamente Master a sua volta adesso è continuamente, sorgono ovunque come funghi personaggi da nulla, conosciuti o sconosciuti, che fanno video su Master, ok? Solite calunnie, offese, alcuni un po' più simpatici, ma vabbè. Ecco, però il mio dissing, il dissing di Master ha avuto un ruolo ben preciso, sia tecnico che filosofico, perché infatti molti mi dicono: ah, ma adesso Master tu fa i video tecnici non li fai, fai solo dissing. Ribadisco che i video tecnici ne ho fatti tonnellate, ne faccio tuttora e sono lì. Poi il mio sito Italian Body, che ha fatto milioni di visite all'anno, migliaia di visite al giorno, tutti i post tecnici, per cui molta gente si allena solo leggendo il mio sito, impara tante cose e si allena. Quindi io di tecnico per il mondo ho fatto più di chiunque l'altro e sto facendo. Però il mio dissing aveva anche un ruolo, nel senso che l'ho fatto con quei 3-4 personaggi che sono più in vista qui nel nostro mondo, no? Nel nostro mondo qui di YouTube, dei canali tematici del bodybuilding. Quei 3-4 personaggi più in vista, ho dovuto fare, dire la mia opinione su costoro, perché qui ci sono delle questioni importanti che voi sapete, sia tecniche, per come bisogna allenarsi, perché qui spesso si sentono cose inenarrabili, e sbagliatissime in poche parole, e anche dal punto di vista della più grande questione del bodybuilding. Ragazzi, la più grande questione del bodybuilding, molti mi prendono in giro, ah, Masti dice bodybuilding, ci siamo capiti, il bodybuilding, qual è la più grande questione di fondo? È quella del natural o non natural, perché è tutto qui che si gioca la partita, ragazzi, parliamoci chiaro. Cioè, per chi si allena e vuole imparare, sapere che il personaggio a cui si risolve è natural, ossia un imbottito di farmaci, fa una differenza fondamentale, semplicemente perché nel caso che sia imbottito di farmaci, tutto è vano, come dice la Bibbia, tutto è vano. E vedete, questa questione è talmente importante che se qualcuno non la comprende e dice no, perché poi alla fine, vabbè, anche se questo qui si dopa, che c'entra, magari può dire cose interessanti, può insegnare cose utili, ecco, questa persona, si dice così, è uno stolto, perché nessuno può insegnarvi cose giuste se è imbottito di farmaci. Perché voi, perché date credito a queste persone qui? Perché li vedete grossi, vascolarizzati, quindi vi danno l'idea di uno che nel bodybuilding ha avuto successo, no? È riuscito, guarda com'è questo, quindi quello che mi dice io lo prendo per buono. È falso, quella persona non è così, assolutamente, quella persona non è niente, è il farmaco che l'ha costruita e a voi non vi può insegnare nulla. Premesso che poi davvero, molte cose tecniche che vi dicono questi bombatoni sono anche false pure queste, sbagliatissime. Come il famoso discorso sulla panca, va fatta così, mi raccomando, schiena, glutei, non staccate, pure sciocchezze, perché non esiste questa cosa. Esiste come cosa teorica di gara, che qualcuno se l'è messo in testa, ma nella realtà l'esatta esecuzione di panca, la più salutare, la più efficace, la più potente, la più usata in palestra, la vera sfida, è quella che insegna Master. Ma questo adesso lo lasciamo stare, non voglio entrare in un discorso tecnico. Vedete, per fare un paragone dell'importanza del natural o non natural nel bodybuilding, vi faccio un esempio. Prendete per esempio una religione. Se voi avete fede in una religione, cercate anche di assumere i suoi precetti, no? Perché altrimenti se seguite una religione e non fate quello che vi dice, sarebbe inutile. Ma qual è il fondo di ogni religione? La questione di rimente, di base? È il fatto che questa religione deve di fondo darvi una speranza di immortalità. Cioè nella Bibbia si parla di risurrezione della carne e un famoso personaggio della Bibbia disse che se Cristo non è risorto, mangiamo e beviamo perché tutto è vano. Cosa vuol dire? Vuol dire che se Cristo non fosse risorto davvero, tutta la religione è basata su nulla,
cioè dopo la morte non c'è niente. Farò un giorno un video su queste tematiche qui dell'immortalità, anche a livello tecnologico, sarà molto interessante, vedrete. Però quello che voglio dire, nel bodybuilding è la stessa questione, cioè se voi non considerate il fatto del doping o non doping e pensate che sia, non ha importanza, allora tutto per voi è vano, non avete capito nulla. Quindi il mio dissing ha avuto anche un preciso ruolo, nel senso che su accetti personaggi gli ho posto la domanda e non hanno risposto, o altri l'hanno fatto in modo poco chiaro, implicito, ma poco chiaro, non si sono mai esposti. Altri l'hanno pubblicamente ammesso, ho già detto, come Marco Sarcone, di cui ho fatto anche un video su di lui specifico su questa cosa. E per cui questa questione è importantissima. Il mio dissing ha sempre avuto un ruolo importante. In merito di dissing vi dirò che adesso, nei primi dell'anno, siccome fra tutti questi personaggi ce n'è uno che non ho ancora, diciamo, non ho ancora espresso il mio pensiero su questo altro personaggio noto del web, è in arrivo, lo farò, quindi ho già una copertina pronta, lo farò, forse molti hanno già capito di chi sto parlando. Comunque non sarà, io non attacco mai per infondere odio, istigare violenza o con toni troppo aggressivi, offensivi, questo mai. Sono molto critico, duramente critico tecnicamente, e anche sulla questione doppio non doppio pongo questi personaggi con le spalle al muro, però ripeto, lo farò sempre in un modo pacato e contenuto. Poi se qualcuno vorrà rispondere lo farà, se non vorrà rispondere amen, e quindi preparatevi perché ci sarà quest'altro importante dissing, penso l'ultimo, perché dopo sostanzialmente nel panorama generale i personaggi sono questi qui più o meno, poi il resto sono tutti giù nel fondo della lista, alcuni anche irrilevanti, ci sono dei personaggi irrilevanti che fanno dei video demenziali che, su Must, poverini veramente proprio, questi li lascio al loro destino, non meritano nemmeno niente. Io ragazzi, oggi è il mio compleanno, sì, cosa farò oggi di particolare? Nulla, io oggi pomeriggio andrò a allenarmi, come faccio sempre nella mia vita, la mia vita è questa. La routine familiare della vita quotidiana, e c'è la palestra. La palestra è un po' come la vostra seconda sposa, come la vostra seconda moglie, come la vostra seconda fidanzata, deve sempre far parte della vostra vita, fa parte di voi, non dovete mai abbandonarla tranne casi di forza maggiore. Ci sono dei periodi nella vita dove la palestra purtroppo va abbandonata, è capitato anche a me per poco tempo, ma quando potete e se potete ritornate sempre in palestra, ritornate, diciamo, in quel piccolo spazio di mondo dove voi vi sentite davvero vitali, vivi, dove vi dà un senso, dove avete sempre lo scopo di migliorare. Nel bodybuilding lo scopo di migliorare è continuo, non c'è una fine. Sì, è vero che arrivato a un certo punto, per esempio come il mio, il fisico va anche mantenuto, se vogliamo, ed è una missione anche quella. Però bisogna sempre continuare ad andare in palestra e continuare ad avere questo scopo. Quindi è sempre un continuo inseguire un qualcosa, no? E questa è la grande forza della palestra. Personalmente quest'anno, come ho fatto in alcuni video recenti, mediamente spingo facilmente 150-155, ho avuto dei picchi con 160 di panca. Che sappiate che da natura fare questi pesi qua, lo ripeto, è tanto. Quando voi vedete personaggi, questo lo dico per i più giovani, i ragazzi che sono ancora un po' ingenui, certi personaggi che spingono 180-200 di panca, state sereni, che lì dietro non c'è la tecnica, non c'è la dedizione, non c'è, c'è solamente la pastiglina orale di doping e ci sono le punturine, ok? Non credete neanche i test antidoping che non hanno nessuna validità. Ma non solo nel bodybuilding, nello sport in generale del mondo di oggi, i test antidoping hanno forse qualche validità quando vediamo che tutti a livello di elite fanno prestazioni incredibili. Sono tutti negativi i test, come mai sta cosa? Quindi state sempre sereni che voi non siete inferiori a nessuno e dovete solo lavorare per migliorare. Noi nel nostro gruppo, intanto un saluto a tutti gli eroi del gruppo, Master Wallace e la sua battaglia contro il doping, in Facebook, che sta aumentando
rapidamente. Allora abbiamo in corso due gare là dentro. C'è la gara di panca che finirà a fine febbraio e già siamo sui 135 di panca, ma penso che qualcuno arriverà anche a 140, quindi questi sono i livelli dei nostri eroi. È tanto, credetemi. Molto più di certi maestri saccenti secchi che sono qui, sono quei 3-4, no? Che vogliono insegnare a fare la panca, fa fatica a fare 100 kg, 110. E poi c'è anche una gara con la maglietta di master, la gara di doppio bicipite con la maglietta di master. Il primo classificato avrà dei prodotti in omaggio del nostro store. E poi comunque è una vetrina per tutti, tutti con la maglietta di master farà le pose che faremo vedere. Sono rimaste disponibili pochissime magliette, taglia M e alcune taglia L. Chi vuole nello store le può ancora prendere. E quindi la mia missione va avanti finché si può, perché io, come dico sempre e come dice la Bibbia, non appartiene all'uomo nemmeno di dirigere il suo passo. Cioè noi pensiamo di essere padroni del nostro destino, ragazzi, ed è giusto averlo, è questo che ci dà un senso, ma in realtà il destino siamo nelle mani, per chi ci crede, di Dio, e per chi crede nelle leggi della fisica, del destino, del futuro che è già là tracciato. Ho sempre detto che il tempo è bloccato, è come un fiume ghiacciato dall'inizio alla fine, e noi siamo in mezzo bloccati con tante sequenze di cui la nostra mente le attraversa, ma sono già tutte fisse lì, ferme. Non c'è una vera evoluzione. Ne parlerò anche di questo un giorno, perché sapete che Master è appassionato di tante cose. Io vi ringrazio, ragazzi. Ripeto, farò fatica a rispondere a tutti i messaggi qui, però vi saluto qui pubblicamente. Vi aspetto nel nostro gruppo. Vi aspetto nel vero bodybuilding natural che vi farà emergere dalla mediocrità. E ricordatevi, Master è sempre con voi, sul campo, oggi e sempre. Al top!